Buonasera a tutti i web spettatori. Oggi è 5 maggio 2011. Siamo fuori al Parco Pozzi. Il parco è una settimana che è senza luce, senza illuminazione interna. L'unica illuminazione è questa del parcheggio esterno. Come si vede, siamo all'interno del parco, ma l'aria è totalmente senza corrente. Manca l'illuminazione ed è una settimana che è così. Abbiamo fatto un servizio ieri avvisando il comune, avvisando i cittadini, ma nessuno è venuto a ripristinare. In più sono le 9 e il parco è ancora aperto, non è stato ancora chiuso. I vigili non se ne sono visti per la chiusura. I cancelli sono aperti e sembra più un antro oscuro che non un parco pubblico. Continuiamo a camminare all'interno del parco, non sappiamo chi incontreremo, è tutto totalmente buio, io non so la gente come viene qui dentro a passeggiare, si possono fare brutti incontri. È assurdo, una settimana senza corrente, i cancelli sono aperti, ormai non si chiude più il parco, come era stato assicurato dal sindaco, non si chiude più, i vigili ormai sono le 9:05, sono fuori servizio e non so se è normale che un parco pubblico versi in queste condizioni. È da chiudere di nuovo. Buonasera di nuovo, sono le ore 22:40, quasi le 11 praticamente del 5 maggio 2011. Siamo all'ingresso di fronte a in via Filippo Saporito e vi facciamo vedere quello che succede con grosso pericolo per i cittadini. Questo è Parco Pozzi, non solo manca la corrente da una settimana, ma ormai il parco non viene più chiuso, quindi rimane non solo senza corrente con enorme pericolo per il pubblico, per chi eventualmente si avventurasse in quest'area, è tutto totalmente buio, ma il cancello è aperto e nessuno lo viene a chiudere. Insomma, il sindaco è in convalescenza e purtroppo quando il gatto non c'è i topi ballano. Questa politica locale tra assessori, vice sindaco, tutti litigano e la città rimane abbandonata. È una cosa assurda. Di Santo, che è il responsabile tecnico del parco, della corrente che manca, non se ne preoccupa, i vigili non vengono a chiudere, De Chiara litiga, Galluccio litiga, tutti litigano e la città va nelle fogne. Grazie a questa amministrazione non sappiamo come andrà a finire questa storia, ma provvederemo a sporgere denuncia per omissione d'atti d'ufficio, sicuramente. Da questo lato invece ci stiamo incamminando con la macchina verso il parcheggio a pagamento nell'ingresso posteriore del Parco Pozzi e vi vogliamo far vedere un'altra cosa. Siamo in auto, area pedonale, adesso noi con la macchina entriamo nel parco. È assurdo! Siamo entrati nel parco che è un'area pedonale che dovrebbe essere chiusa e sorvegliata dai vigili urbani e ripeto, sorvegliata perché il parco è stato sequestrato per le pessime condizioni nelle quali si trova. Ecco, siamo con l'auto nel Parco Pozzi, ci possiamo fare un giro, possiamo fare un paio di sgommate, possiamo fare qualsiasi cosa perché tanto qui non viene a controllare nessuno. È assurdo, sono situazioni da terzo mondo, ma qua qualcuno dovrà pagare per quello che sta combinando. Siamo nel parcheggio che frequentato, lì in fondo c'è una macchina che sta facendo sesso, ragazzi in macchina che fanno sesso, qui invece ci sono ragazzi che si ubriacano. Siamo all'ingresso, stiamo per entrare all'interno del parco con la macchina di servizio delle guardie zoofile per fare un controllo del parco all'interno e farvi vedere com'è possibile in maniera molto semplice entrare e fare qualsiasi tipo di danno. Siamo all'interno del parco, qui ci sono le giostrine e vi vogliamo mostrare com'è semplice entrare, quello che dovrebbero fare i vigili, ma con un'adeguata sorveglianza e con l'illuminazione, cosa che invece non c'è, e quindi chiunque può entrare e commettere qualsiasi tipo di delitto reato. Di servizi.
stiamo percorrendo il viale principale e ci stiamo incamminando verso il campo di bocce, zona frequentata, ma ormai la sera qui non viene più nessuno, dopo un certo orario è buio, la gente ha paura e tutti quanti scappano, e quindi il parco rimane a mercé di vandali, di persone che ci possono venire a dormire o possono commettere qualsiasi tipo di reato, compreso drogarsi. Io voglio andare vicino al corpo di là, vedi? In questo momento siamo nel parco in compagnia delle guardie zoofile, del comandante delle guardie zoofile. E quali sono gli atti che eventualmente pensate di mettere, che azione pensate di mettere in atto per il ripristino della legalità di questa situazione? Per il ripristino della legalità bisogna prima eliminare i delinquenti. I delinquenti che sono all'amministrazione comunale di Aversa, che permettono queste cose, che hanno permesso il dissequestro del parco in queste condizioni e lasciandolo in questo stato. Sindaco, queste sono le condizioni del parco dopo il sequestro, ma non finisce qui, perché siamo intorno alla mezzanotte e questo parco, come vedete, è aperto e noi siamo entrati con la vettura di servizio per dimostrarvi che il parco alle 11 di sera è incustodito, buio pesto, e da una settimana che manca la luce e i cittadini sono scappati. Non è possibile che i cittadini debbano stare alla mercé di questi personaggi.